Buongiorno e buon anno, visto che questo è il primo video di aggiornamento del 2022. Il nuovo anno si è aperto all'insegna della volatilità. I mercati hanno registrato ribassi sia nella parte bond che in quella azionaria, dove la tecnologia è stata uno dei settori più penalizzati. Nella puntata di oggi cercheremo di trovare una chiave di lettura a questo movimento soffermandosi su qualche tema più specifico. L'attenzione principale in questo momento è rivolta alle banche centrali. Perché è così importante il ruolo delle banche centrali? Cos'è il quantitative tightening e quali sono le asset class che si comportano meglio in fasi come quella che stiamo attraversando? Prima di proseguire vi ricordo di mettere un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video di aggiornamenti e quelli in cui approfondiamo gli strumenti e le strategie di investimento. Per gli iscritti al blog, da questo anno sarà disponibile anche il mio nuovo canale Telegram in cui condivido giornalmente i temi più caldi del mondo della finanza. Iniziamo subito dicendo che il nuovo anno porta con sé una notizia positiva e una negativa. La notizia positiva è che prosegue la crescita economica e le caratteristiche della nuova variante del Covid fanno pensare ad una progressiva risoluzione dell'emergenza sanitaria. Omicron è più contagioso ma meno letale. Dunque si andrebbe verso un'immunizzazione di massa e una normalizzazione dell'attività sociale ed economica. La notizia negativa invece è che i miglioramenti dal lato dell'economia e da quello sanitario non giustificano più l'attività delle banche centrali e dei governi a sostegno della crescita economica. Anzi, diventa necessario rimuovere questi sostegni per evitare che la crescita economica si surriscaldi e incrementi un'inflazione già elevata. Progressivamente, nel giro di qualche settimana, l'atteggiamento delle banche centrali e soprattutto della Fed americana è radicalmente cambiato. Dopo aver a lungo sostenuto la tesi della transitorietà dell'inflazione, ora la Banca Centrale intende affrettarsi per contrastare un'inflazione che è diventata strutturale. Dunque, riduzione degli acquisti di titoli e rialzo dei tassi già dal 2022. Questa inversione di marcia è stata resa pubblica proprio nei primi giorni dell'anno. In poche parole, l'economia inizia ad essere capace di andare avanti con le proprie gambe e non ha più bisogno del tutore delle banche centrali. Ed è proprio la crescita economica ad essere il principale motore di crescita dei mercati. Perché con un'economia in miglioramento i mercati sono così preoccupati dalle banche centrali? Le manovre di sostegno sono iniziate nel 2009 per uscire dalla grande crisi finanziaria globale. Le banche centrali hanno avviato il quantitative easing, ossia l'acquisto di titoli obbligazionari, per mantenere basso il livello di tassi di interesse in modo da rendere più conveniente il ricorso a prestiti per finanziare investimenti produttivi. Queste iniziative sono state potenziate nel 2020 durante il Covid. Oggi potremo essere alla vigilia del primo vero tentativo di riduzione di questi acquisti, il cosiddetto quantitative tightening, e i mercati sono spaventati dal fatto che questo possa avvenire in modo disordinato. Quanto c'è di vero dietro alle preoccupazioni dei mercati? Gli operatori di mercato non sono portatori del verbo e basano le proprie scelte di investimento su convinzioni più o meno giuste. Come sempre accade, la reazione è stata esasperata e probabilmente eccessiva. Vale la pena considerare che spesso gli analisti tendono a inseguire il trend, è probabile che la Fed scelga ancora la via della gradualità. Non dimentichiamo che la svolta, in senso più aggressivo, comunicata dalle banche centrali rappresenta per ora solo una discussione, resta da vedere come questa discussione si tradurrà in decisioni reali. Certo è, che stiamo entrando in un contesto sicuramente meno favorevole per gli indici azionari. Stiamo parlando del maggior drenaggio di liquidità dal 2009. In fasi come quella attuale, tendono a fare meglio i settori cosiddetti value, più legati all'economia tradizionale e meno sensibili al rialzo dei tassi, mentre fanno peggio la tecnologia e tutti i settori growth, l'esatto contrario di quello che è accaduto negli ultimi 12 anni. La parte obbligazionaria tende a soffrire in questa fase iniziale, come abbiamo visto. Ricordiamo che i bond non servono per eliminare la volatilità di breve periodo, ma per ottenere portafogli robusti nel medio termine. Oltretutto, visto che il mercato anticipa le aspettative future, il rialzo dei tassi potrebbe già essere incorporato nei prezzi attuali e questo potrebbe essere addirittura il momento per incrementare le posizioni. Il consiglio è ancora una volta di non cercare di anticipare ipotetici scenari, ma tenersi all'asset allocation definita inizialmente. La parte azionaria deve essere bilanciata tra tecnologia e settori value, senza trascurare la parte bond diversificata su scadenze intermedie, inflation link e obbligazioni ai paesi emergenti. Per aumentare la diversificazione suggerisco sempre anche il ricorso ad attività reali come oro e materie prime. Ricordatevi che... In determinate fasi di mercato è necessario accettare i ribassi del breve periodo. Questo è il prezzo da pagare per avere rendimenti a lungo termine più elevati. Come sempre vi lascio il link ad alcuni altri video del mio blog dove approfondisco i temi trattati in questa puntata. Con questo è tutto, un caro saluto a tutti.